Ciao bambini, ciao bambine. Oggi vi voglio fare un indovinello. Vediamo un po' se sapete rispondere. Qual è quell'insetto che ha il corpo fatto a strisce gialle e nere? Bravissimi, avete indovinato subito. È l'ape. Le api sono tra gli insetti più utili che abbiamo. È grazie a loro che possiamo vedere i prati fioriti. Passando di fiore in fiore, le api trasportano infatti il polline, che rimane attaccato al loro corpo. È grazie alle api che possiamo mangiare i buonissimi frutti colti dagli alberi. Le api non vivono sole solette, no no, vivono con tutta la loro meravigliosa famiglia. Voi sapete come si chiama la casa in cui vivono le api? Proprio così, alveare. In natura l'alveare è composto da favi, che sono delle costruzioni di cera d'api dalla forma appiattita e allungata. I favi sono suddivisi in tante piccole celle, che sono un po' come un armadietto della cucina, dove le api conservano il miele e il polline. Ma chi vive nell'alveare? C'è l'ape regina, che è la mamma di tutte le api della famiglia. I fuchi, che sono i maschi della famiglia, e le api operaie, che hanno moltissimi compiti e si prendono cura di tutto l'alveare. Tutte le api hanno un ruolo preciso e non esiste un compito più importante di un altro. Le api sono molto importanti anche perché producono il miele. Il miele è un alimento buonissimo che fa anche molto bene perché ci dà molta energia. Le api non vivono solo in natura, vengono anche allevati dagli apicoltori, che per proteggersi da eventuali punture indossano una maschera speciale e i guanti. Gli apicoltori preparano per le api una casa speciale, chiamata arnia. Le api sono proprio degli insetti veramente carini e anche molto utili. Voi che cosa ne dite? Ciao ciao, a presto!